già l'anno scorso si trasformò totalmente, come diventò un cigno improvvisamente, con l'ausilio di chi trasferisce positività, di chi lavora sull'autostima. Ma è l'esempio classico anche del Messina dell'anno scorso, che molti di voi, sbagliando, hanno dato un'importanza della risalita a chissà quale mercato stratosferico. Sull'11 di base sono stati fatti appena 3 innesti, il resto erano gli stessi giocatori che erano terzultimi in classifica. Il valore aggiunto di quella squadra l'anno scorso è stato l'allenatore, che è riuscito a trasferire autostima, che è riuscito a far scattare le molle di una squadra che sulla carta era già forte. Problema del Messina quest'anno: l'allenatore, che all'inizio, ma può succedere che all'inizio evidentemente si aspettava cose diverse e quindi non è stato lui. La squadra non ha ricevuto input positivi. La squadra è, ma l'esempio ultimo calzante degli ultimi 7-8 risultati, nelle ultime 8 partite il Messina ha perso 2 volte, ha vinto una volta e mi sembra, se non sbaglio, che abbia pareggiato 5 volte, 8-9 partite. L'ultime 9, quelle che sono, la statistica ditela voi, 6 pareggi, una vittoria e 2 sconfitte, giusto? Allora, sarebbe bastato, la continuità di pareggi è figlia dell'autostima. Attenzione, si parla di pareggi di cui tu avevi già vinto, avevi già la vittoria in tasca, perché a Martina il Messina vinceva 1-0, ha perso 2-1, perché con l'Aversa in casa vinceva 1-0 e ha pareggiato 1-1, perché col Catanzaro in casa vinceva 1-0 e ha pareggiato 1-1. Cioè, sono partite che sulla carta un po' di baldanza, un po' di autostima, un po' di determinazione significava 6-7 punti in più. E dov'era il Messina con 7 punti in più? Attenzione, quando io dico il valore aggiunto che era e che sono convinto che è il mio allenatore, non è una critica, è un passaggio naturale. Questa società ha puntato su questo allenatore. Mille altre società con i risultati avrebbero anche pensato al cambio della guida tecnica. Noi non l'abbiamo mai fatta e non lo faremo mai, perché crediamo in questo tecnico, perché abbiamo puntato su questo tecnico. È nostro dovere supportarlo e l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Siamo convinti che lui ritornerà a essere il valore aggiunto, perché, ripeto, alla squadra bisogna trasferire. Il tecnico in una squadra è importantissimo, soprattutto nel lavoro settimanale, nel far sì che i giocatori prendano coscienza anche di quello che non sono. Vi faccio un altro esempio. In questo campionato il Foggia è una squadra che globalmente non è sicuramente una squadra che può stare nei quartieri alti della classifica, individualmente, quindi il valore individuale dei giocatori inseriti nel contesto globale. Ma la mano dell'allenatore è determinante.